La musica non cambia, terminato lo stop per lockdown, Mauro Guenci, pluricampione di roller, torna a vincere alla Half Marathon di Lubiana in Slovenia domenica 23 di agosto. Abbiamo ripreso e alla prima gara possibile sono andato in Slovenia, a Lubiana per la precisione, un bel circuito ricavato attorno allo stadio comunale. E l'unico problema è stato che avevo provato il circuito molto veloce, quindi avevo deciso per una ruota molto rigida, molto veloce. Avevo provato anche cavalcavia, che era comunque un bel circuito liscio, e a 100 metri dalla partenza arriva la pioggia, che praticamente un attimo avevo pensato di ritirarmi perché non riuscivo a stare in piedi con molte difficoltà, ma che poi piano piano diciamo siamo andati avanti. Un nuovo successo che dà continuità a quello ottenuto ad inizio stagione a febbraio negli Open Game di Misano, che lo ha visto primeggiare per il secondo anno consecutivo. Doppia vincita perché, ripeto, un po' la paura che se me la concedete per infortuni vari devo stare abbastanza attento a non fare delle rovinose cadute. Ne abbiamo schivate abbastanza, forse il Signore a un certo momento mi ha preso dall'alto e mi ha fatto schivare una caduta impossibile, molto numerosa, dove tra l'altro in una rotatoria ho tirato dritto, ho saltato sul marciapiede, sono arrivato sul prato, la collinetta, e poi sono risceso, e che poi mi ha dato anche la possibilità di continuare con, diciamo, un po' di terrore, come si vuol dire. E poi verso il finale diciamo che la situazione si è un pochino migliorata. Mauro Guenci ora si prepara anche per le imprese future. Sembra ci sia una maratona importante, chiaramente la presa Riccione, che non perde occasione per cercare ovviamente di dare movimento, e in un circuito cittadino dovrebbe essere svolto con partenza ed arrivo in Viale Ceccarini, quindi proprio al centro, e il circuito chiaramente è ancora al vaglio dello studio, anche perché, come diciamo, c'è questa incognita. E poi speriamo che non si aggravi questa situazione annosa per noi. E sarebbe di andare nuovamente a Barcellona a novembre, ma questo ha 3 o 4 punti interrogativi.